Anticipazioni Un posto al sole. Trama puntate, dall'1 al 5 febbraio 2021. Nunzio nasconde un segreto. Saranno contraddistinti da un alone di mistero i prossimi appuntamenti della popolare soap di Rai 3. Franco e Angela, sorpresi e spiazzati dal ritorno di Nunzio a Napoli, noteranno qualcosa di strano in lui. E il nostro supereroe non perderà tempo. Comincerà subito ad indagare. Nel frattempo, il clima a casa Saviani non sarà dei migliori. Silvia, ancora scossa per l'aggressione subita, farà il nome di Emil, che frattanto verrà difeso da Nico Poggi. Giulia, alla notizia, resterà letteralmente sconvolta e non saprà proprio da che parte stare, data l'assistenza che sta dando alla parente del presunto aggressore dei Saviani, Thea Dimitru. Come di certo ricorderete, un po' di tempo fa, Thea si era ritrovata in estrema difficoltà per via di alcuni abitanti di Palazzo Palladini che non volevano nello stabile né lei né i suoi familiari. Questa linea narrativa, toccante quanto delicata, non sarà l'unica a tenerci con il fiato sospeso. Roberto continuerà a fare di tutto per mettersi in contatto con Marina, mentre Serena continuerà a stare vicina a Leonardo per sostenerlo moralmente. L'arrivo della madre dell'Arena, inoltre, riporterà alla luce tutti i misteri irrisolti del sosia di Tommaso. In aggiunta a ciò, la nostra Cirillo entrerà sempre più in confidenza con Lara Martinelli. Non resta che addentrarsi subito nella nuova trama settimanale, pronta a stupirci come non mai, con il prosieguo delle storyline in corso, nonché con le nuove vicende proposte. Lunedì, 1 febbraio 2021. Vittorio è sempre più in difficoltà nel difendere la propria carriera, a causa delle continue interferenze di Chiara Petrone, che è sempre più agguerrita. Il ragazzo è determinato a crescere professionalmente, ma il tutto gli risulta parecchio complicato. Dopo l'aggressione subita da Silvia e Michele, il clima tra i coniugi Saviani è molto teso. La donna è molto agitata e non riesce proprio a calmarsi dopo la brutta esperienza che ha vissuto. Giulia, intanto, si rende conto che è Emil, il fratello di Thea, l'aggressore indicato da Silvia. Nico, coinvolto in questa faccenda come avvocato, invita la madre a non creare problemi ed interferenze al suo lavoro. Angela è sorpresa dal ritorno improvviso di Nunzio a Napoli e prova ad indagare sulle motivazioni che hanno spinto il ragazzo a rientrare. Che cosa sarà successo? Qualcosa di cui preoccuparsi? Nel frattempo, il giovane Poggi si accorge che Silvia è molto arrabbiata con lui e non sa davvero come comportarsi. Michele, invece, è decisamente più comprensivo rispetto alla moglie, la quale non mostra alcuna apertura. Martedì, 2 febbraio 2021. Filippo e Serena sono sempre più dispiaciuti per la situazione in cui riversa Leonardo, abbandonato da tutti e in precarie condizioni, sia fisiche che economiche. Il fatto che Nico sia il legale di Emil non fa altro che peggiorare il già notevole clima di tensione venutosi a creare tra Michele e Silvia. Vittorio, risolti almeno in parte i problemi con Chiara Petrone, ha un'altra questione da chiarire. Il ragazzo e Patrizio, infatti, si ritrovano a discutere riguardo al seminterrato. Dopo un lungo battibecco, i due prendono una decisione, in apparenza bizzarra: affidarsi al destino. Sarà il fato ad indicare chi dei due dovrà restare nel suddetto appartamento. Qualcuno, però, potrebbe intervenire. E tale incursione non solo potrebbe cambiare drasticamente le cose, ma anche creare qualche interferenza di troppo. Alla fine, chi la spunterà? L'entrata in scena della madre di Leonardo, Lidia Arena, riporta in auge tutti i problemi irrisolti del problematico ragazzo. E non solo, anche gli innumerevoli misteri intorno alla sua storia personale. Mercoledì, 3 febbraio 2021. Roberto sente forte la mancanza di Marina, ma le interferenze di Lara Martinelli non gli consentono di scoprire la verità sul luogo in cui si trovano la donna e Fabrizio Rosato. Nel frattempo, il rapporto tra Silvia e Michele si fa sempre più complicato. E una proposta, fatta direttamente alla Graziani, finisce per spianare la strada a nuovi litigi.
Rossella, che cosa ne penserà di tutto questo? Bice, dopo che ancora una volta è andato a monte un invito a casa di Sarti, prende una decisione molto forte. Si reca da Salvatore e lo spinge a fare qualcosa, al più presto, per lei. Cerruti, seppur tra mille titubanze, decide di aiutarla e di compiere le dovute indagini su Sarti. Lara è molto intraprendente sul lavoro. Professionale e competente, riceve innumerevoli lodi. La donna, però, non sa che presto tutto questo potrebbe diventare fonte di non pochi dissidi ai cantieri. Serena, vedendo il suo ex triste e demotivato, prova sempre più dispiacere. Nonostante i burrascosi trascorsi, mette il risentimento da parte e sceglie di fargli sentire la propria vicinanza. Giovedì, 4 febbraio 2021. Filippo è molto in pensiero per Leonardo, nonostante i trascorsi che li hanno visti l'uno contro l'altro. Clara, intanto, non riesce ad essere più la stessa dopo la brutta scoperta fatta su Barbara Filangeri e continua ad indagare. Alberto è sempre più nervoso e anche a lavoro non riesce a dare il meglio di sé. Mentre Ferri cerca un modo per sedare e governare le tensioni nate con gli operai dei cantieri, Lara e Serena, a dispetto dei pronostici, diventano sempre più amiche e confidenti. Filippo, cosa ne penserà del rapporto tra le due donne? Cerruti, intanto, potrebbe essere prossimo a scoprire il segreto di Bruno Sarti. Quest'ultimo, di fronte alla verità, come reagirà? La concreta possibilità che Angela debba trasferirsi per qualche mese a Venezia mette parecchio in crisi Franco. La presenza di Nunzio, però, cambia nuovamente tutti i piani della donna. Li scombussolerà, solo per qualche giorno? Oppure a tempo indeterminato? Roberto, di nascosto, riprova a mettersi in contatto con la Giordano, di cui non ha più notizie. Cosa viene a sapere? Venerdì, 5 febbraio 2021. Franco è decisamente più sollevato. Il clima a casa Boschi, dopo la recente decisione di Angela, appare più disteso. Le cose, però, a causa di un ritorno, stanno per cambiare notevolmente, in quanto qualcuno nasconde quello che sembra essere un compromettente segreto. Lara vuole a tutti i costi vendicarsi di Luciana. A Patrizio tocca familiarizzare con il nuovo vicino. Come sarà il rapporto tra i due? Complicato, oppure no? Nel frattempo, Nunzio sembra comportarsi stranamente. Franco intuisce che ha un problema. Sicuramente sta nascondendo qualcosa di importante. Il Boschi, forte di questo convincimento, si promette di indagare. Coinvolgerà anche sua moglie Angela, per capire che cosa sta succedendo? E se si tratta di qualcosa di grave? Michele, intanto, è sempre più preoccupato per il suo matrimonio e per nulla disposto a continuare a litigare con Silvia. Quest'ultima è ancora molto arrabbiata e pesantemente delusa. E nascono nuovi momenti di tensione. Giulia non sa come comportarsi con Nico dopo la scoperta che è il legale di Emil. Anticipazioni un posto al sole. Ecco chi è, la madre di Leonardo Arena. È tempo di grandi ed attesissime new entry ad un posto al sole. Finalmente, nei nuovi appuntamenti della soap, vedremo in azione la madre di Leonardo Arena, Lidia. A vestire i suoi panni è la popolare attrice Anna Maria Malipiero, che ha recitato in soap come Vivere e 100 vetrine. In una recente intervista, la donna ha parlato del suo ruolo. Ha rivelato che Lidia è un bel personaggio, completamente diverso da quelli a cui ha prestato il volto fino ad ora. Forte, sensibile, legatissima a suo figlio, un ragazzo che lui stessa definisce un po' problematico. Dopo la questione del sequestro, Leo tornerà a casa, ma i suoi problemi non saranno affatto terminati. Sarà Serena a prendersi cura di lui ed a mettersi in contatto con la donna. Con l'entrata in scena della signora Arena, il destino di Leonardo come cambierà? Gli spoiler in merito sono ancora molto scarni. Comunque sia, l'attrice, nota per essere stata Rebecca Sarpi nella soap Vivere e Maddalena Sterling in 100 vetrine, ha parlato anche delle sue ultime esperienze lavorative. Ha raccontato di aver fatto alcuni provini in passato per altri ruoli.
Poi, ad un certo punto, ecco la chiamata che aspettava da tempo. È arrivato il momento giusto. Ama le soap, in quanto viene da quel mondo, che le ha sempre dato grande successo. E, Felice, è stata una bella soddisfazione. L'attrice, ex compagna di Francesco Nuti, ricorda con gioia il periodo di Vivere. Dice di essere entrata in punta di piedi, in una serie molto amata dal pubblico. E da noi, non resta che attendere le prossime anteprime, per news più dettagliate, anche perché, come rumoreggia da più parti, c'è ancora molto da scoprire, sull'arena e sulla sua famiglia. Anticipazioni Un posto al sole e news. Mariella Valentini si esprime su Barbara Filangeri e fa una confessione spiazzante. I telespettatori di Rai 3, attualmente, stanno vedendo l'attrice Mariella Valentini, ricordata anche per il ruolo di Giulia Blasi, nell'indimenticabile Vivere, interpretare la Dark Lady Barbara Filangeri. La new entry sta creando non pochi problemi ad Alberto Palladini, anche grazie alla stretta complicità con Roberto. Come ben sappiamo, Clara si è accorta dell'interesse della donna per il Palladini, proprio adesso che la coppia, formata dalla ex cameriera e dall'imprenditore, aveva trovato una certa stabilità con la nascita del piccolo Federico. A detta della Valentini, questa storyline sta spiazzando il pubblico. La Filangeri non è affatto una donna positiva. Tuttavia, la sua Barbara presenta delle sfaccettature in negativo, che sono paradossalmente anche molto divertenti. Essere la cattiva Barbara è dunque piacevole, anche se tale personaggio compie delle azioni che la sua l'interprete non farebbe mai. La vicenda che riguarda lei, Alberto e Clara è ancora acerba. Anzi, è soltanto all'inizio. E come precisato dalla Valentini, nemmeno lei sa come proseguirà, in quanto gli autori ci stanno ancora lavorando su. Quello è certo, è che Clara, dopo aver scoperto le esplicite avances della donna verso il suo uomo, inizierà a tenere i due sotto sorveglianza. Cosa accadrà? Vedremo. Anticipazioni Un posto al sole. Prossime storyline. Aldo Leone tornerà con una vicenda, tutta da seguire. L'avvocato Aldo Leone sarà sempre più protagonista nei nuovi episodi di Un posto al sole. Come precisato dallo stesso attore, Luca Capuano, il legale, che fino ad ora si è visto veramente poco, ritornerà a regalarci forti colpi di scena. La sua storia con Beatrice si è ben consolidata e quindi l'avvocato smetterà di stare nell'ombra. Il suo personaggio, dunque, troverà sempre più spazio all'interno della trama, riuscendo a guadagnarsi una storyline tutta da seguire. L'interprete, purtroppo, non ha potuto fornire dettagli e particolari, ma quel che è certo è che la vicenda vedrà come protagonista anche Nico Poggi. Forse il filone narrativo che riguarderà entrambi avrà a che fare con l'aggressione subita da Silvia e Michele? Comunque sia, nel corso della sua lunga intervista, Luca ha parlato anche della sua vita privata. L'attore è sposato con un'altra attrice, Carlotta Lo Greco, la quale, purtroppo, anni fa, ha scoperto di avere un tumore. A causa di questo, Luca ha ammesso che, per la sua famiglia, è stato davvero difficile gestire l'emergenza sanitaria, che purtroppo è ancora in corso. Nonostante ciò, Capuano ha ammesso che i suoi figli, Matteo e Leonardo, si sono adeguati alle restrizioni, senza grossi problemi. Infine, Luca ha confessato che il suo più grande desiderio è quello di ritornare alla normalità, alle carezze e agli abbracci. Sogni e passioni che a causa della pandemia abbiamo dovuto accantonare. Aldo tornerà a colorare le prossime puntate di Un posto al sole. Ci aspettano episodi imperdibili, non perdeteveli! Anticipazioni Un posto al sole, gossip e news. Oltre all'addio di Marina Giordano, sono previste altre uscite di scena. E adesso passiamo a Nina Soldano, l'attrice che impersona Marina Giordano dal lontano 2003. La notizia del suo addio ha sconvolto il pubblico, che non vede l'ora di rivederla in azione. Su un noto social, la Soldano ha precisato che l'uscita di scena del suo personaggio non riguarda una sua personale decisione.
Anche Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione in merito ed ha dichiarato che consiglierebbe alla produzione di ripensarci. Per il giornalista, infatti, l'ultima parola spetta sempre al pubblico, in quanto, al di là delle decisioni degli autori, è fondamentale dare ai telespettatori ciò che desiderano. Come riportano le ultimissime anticipazioni, Roberto Ferri cercherà di mettersi in contatto con Marina. Scoprirà qualcosa? In attesa di saperne di più, vi annunciamo che, come specificato da un noto settimanale, quello di Nina, non sarebbe un addio definitivo, nel senso che la sua partenza è da ricondurre ad una precisa decisione della produzione. Per favorire, cosa? La rotazione dei personaggi, in modo da garantire più spazio alle nuove vicende. La pausa di Marina, per quanto lunga, sarebbe così del tutto naturale. In attesa di nuovi indizi, c'è però un'ultima notizia che vogliamo darvi. Purtroppo, ci sarà un'altra uscita di scena. Di chi si tratterà? Rumors indicano che un importante personaggio, Guest, concluderà il suo ciclo narrativo e lascerà un posto al sole. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche un altro arrivederci, o forse addio, che riguarderà un personaggio maschile, del cast fisso. A breve per tutti, i dettagli. Le anteprime di Un posto al sole sono pronte a ritornare, più appassionanti che mai. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.